C'è qualcuno in questa stanza? C'è un degenero? Sono io. Pazzo. Non ho fatto apposta, ho toccato il muro. Per rimanere in tema. Sono morta, ragazzi. C'è qualcuno in questa stanza? Pianto. C'è un dottore? Zero segni di vita. È pianto. Prosegui, no? Magari. Vado via? Gli occhi. Ma poi questo, cos'è che hanno bruciato? Secondo me sì, qualcosa di bruciato. Eh? O è inchiostro. Forse è inchiostro. È inchiostro, sai? Troppo lucido. La domanda è perché? Cosa c'è lì per terra? Un barattolino? Dove? Nella stanza. Guarda lì per terra. Lì lo sto inquadrando con la luce. Sì, è un bustino di luce, però. Ok. Stiamo cercando chiunque ha voglia di comunicare con noi. Se c'è qualche anima intrappolata. Sembra che ti sei rotolata per terra, amore. Mi affuggerò. Sei tutta bianca. Che c'è? Ascolti. Ah, ok. Vedo se c'è qualche manifestazione, qualche rumore. No. Entra qui. Cioè, assurdo, mi dà un'impressione, le luci dell'ospedale. Davvero impressionante. Qui c'è qualcuno che dice. Questa doveva essere un'aula per i dottori. Può essere, sì. Sai, il tipo aula magna dove spiegano magari delle nuove terapie. Quando fanno i convegni, no? Può essere, può essere. Guarda, c'è anche il coso, il telo del proiettore, lo vedi? Sì, 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 dietro. Quindi presumo che sia stata proprio utilizzata per quello. Qui che c'è? C'è ancora un bimbo seduto su questa sedia? C'è ancora qualcuno che vive ancora qui? Non so. Quella della mamma. Andiamo in quella stanza là particolare. Posso passare qualcosa? Anch'io, ma non so se... ancora? È un uccello, Vai tra perché l'ho proprio visto come uccello. Inizio ad avere un sacco caldo. Eh? O caldo. Anch'io tanto caldo. Palliativa, cura del malato inguaribile. Questo è per i tumori, no? Eh sì, le cure palliative. Palliazione dolore della sconfitta. Informazione, no, un vecchio giornale. Ah, okay. 1989. Vecchissimo, ragazzi. Davvero vecchio. Mette uno show. Animale. Thank you.
in questi corridoi? Direzioni. Le segreterie. Ma siamo passati di qua? Sì, sì, certo. E in fondo a questa via c'è la stanza. Concorso. Dottor. No, di Med SSUEM 118. Scusa. Ma colpo da cenere. Era lì? Sì. Sicuro? L'avevo visto anch'io, sì. Da oggi. Oggi non ci dà speranza di questo posto. Di qua si esce. Beh, finora... Scuola masso fisioterapistica. Comunque no, dai, la RF qualcosa ci ha dato. Sì, ci ha dato, ma in questo momento. Ah, in questo momento no. Ora. Ok, siamo... Ok, entrate per primo sto giro. Ma perché la scritta è stata... O sono cadute le lettere? Probabile. A voi? Devo sempre andare io per... Hai la luce? Ragazzi, di quello che vi dicevo prima è di questo che mi sono preso male, porca miseria. Entro, me lo trovo così nel letto, ho detto ma chi cacchio è? Ma sul subito, ragazzi, ho pensato fosse un barbone o comunque qualcuno che ci dormisse. Qua c'è proprio odore di medicina, però. Non la senti? La sento solo io? Non sento nessun odore qua. Sai di cosa? Sai qual è l'odore che mi ricorda? Di garze. Quando apri le garze, sai che c'è quell'odore particolare la garza appena aperta? Sì. Dello sterile, no? Sì, ho capito cosa intendi. Prova a fare domanda qua, magari. Qui c'è qualcuno invece? In questa stanza cosa veniva fatto? C'è qualche paziente qua dentro, questa stanza, che è stato curato qui? Tieni il tuo amico. Quella è la gamba, la protesi. Quale? Quella. C'è la protesi di una gamba, quella sua. Bueno. Puoi fare brillare quello strumento, per favore? Sai cosa mi viene da pensare? Come se fosse che... Come si dice? Che dove abbiamo avuto riscontro, tipo, sei visto, era in quel salone e così, no? Zone comuni. Brava. Sembra che abbiamo più riscontro nelle zone comuni. Zone comuni, sì. O a mio parere. Le da sole sono tipo due di notte. Magari poi la mia impressione. Allora, qua il riscontro non ce l'abbiamo avuto. Proviamo a stimolare con una ghost. Cosa vuoi fare? Per me quello che potevamo prendere lo abbiamo preso. Dici? Non ha più brillato, cioè brilla proprio in delle brilla e comunicano in delle zone ben specifiche di questo posto. Io ti posso dire una cosa. Per proprio sicura che mi hanno mangiato due batterie. A me questa è morta. Io c'ho allora, quanto tempo fa l'ho cambiata io? No, un'oretta neanche. Non è idea, penso di sì. C'è il 17%, un po' pochino, o meglio un po' tanto che me l'hanno mangiata, però. Allora, io ti chiedo una cortesia. D'accordo. Allora, guardate ragazzi cosa, la mole di roba che c'è qua in giro di farmaci. Potassio. Ragazzi, cioè io sono...
Scioccata? Sì, bellissimo. Meraviglioso. È un peccato vederlo lasciato andare. Wow, questo per studiare, eh? Sì. I diversi tubi. Diametro interno, diametro esterno. Cioè, non voglio ritoccarla. Spostami la luce. È una siringa enorme. Cioè, ma guarda che diametro che ha. Aspetta, ti faccio un giro intorno. Veramente. È bella grossa. Sì. Sono quelle di una volta, quelle. Guarda i tamponi. La siringa da insulina. Questo è un catetere. Adoro. Andiamo, dai. Quindi abbiamo deciso di scendere al piano di sotto. Sì, pensate. Fai te. Abbiamo scelto abbiamo deciso di scendere al piano di sotto. Esatto. Tentare di fare l'esperimento che volevi provare tu. Stranamente è una cosa partita da Veronica questo giro. Io non sono d'accordo comunque. Cioè, ho detto di farlo, ma non sono d'accordo. Ah, prima, quindi lanci la mano. No, 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 lo farò, cioè, però... Voglio dire, mi fa riflettere, no? È qua. Ah, è spostata. Vero? È spostata. Non era verso di qua, era verso di là. I piedi mi piedavano verso l'entrata della porta. I piedi sono stati mossi. I piedi sono stati mossi. Boh, no, no, tutta, credo. No, no, tutta. Non era così incontro in là, eh. Sì. Fammi luce. Proviamo a fare delle domande così perché se non... Non otteniamo risposte. Se non abbiamo interazione, non potremmo... C'è qualcuno qui, noi, può farci illuminare questo strumento? Di chi era questa stanza? Era piccola. Puoi circolare così, vedrà ancora di dire che sia picchiosa, no? Spegni pure il tuo. C'è una B, quella che hai toccato tu. Sono essere scritte dai pazienti. Sì, sono tutti graffiati. Non lo so, me lo chiedo, me lo sto chiedendo. C'è qualcuno qui. Questo era il girone dei più pericolosi. C'è ancora qualcuno che è pericoloso qui? O che è ancora sotto cura? Vi hanno sedati?
Posso chiudere questa porta? Porta? Ha parlato. Magari può essere che ci saranno i bimbi. Puoi provare a chiudere? Io non credo. E lasciamo fuori la porta? Prova a lasciarlo fuori, ma io dubito che faccia differenza. Tu dici? Proviamo. Ok, siamo chiusi qui dentro adesso. Come lo eri tu. Esattamente come lo eri tu. Io ho poca batteria. Ti puoi manifestare? Puoi farci capire che sei ancora qui oggi? Se non vuoi far suonare lo strumento che ha in mano Veronica, puoi far suonare quello fuori dalla porta. Stesso procedimento. Tocca l'antennina o avvicinati all'antennina. Lo puoi fare per noi? Per favore, logicamente. Noi non siamo medici. Non siamo qui per dare nessuna medicina. Solo per parlare. Vi va? Magari sai qua sono un po' più ostili, perché magari sono un po' più... Ho avuto il pensiero però che mi ha stroncato. Allora tu pensa a vivere qui dentro? E non c'è un bagno. No. Però guarda lì. C'è un buco. Cioè, quindi mi viene da pensare. No, non penso, dai, dici. Che la facevano nel buco. Magari non nel buco, ma facevano un po' dove gli capitava e. Allora, la tua tesi non può. Secondo me non è più tanto sbagliata, per un semplice fatto. Guardati intorno. Siamo circondati da una cosa che più lavabile non ce n'è. No, è vero. Le piastrelle? Sì, sì, sì. Perché ci sono piastrelle? Perché allora imbrattavano. Sangue, cacca. Non si. Non può. È un'ipotesi. È un'ipotesi. E la cosa più veloce da pulire sono le piastrelle. Beh, sicuramente quel buco lì non è che mi fa pensare che li portavano al bagno. Proprio per niente. E poi tra l'altro se guardi le piastrelle finiscono ad altezza uomo. Più o meno. In che senso? Guarda. Sì, vero. Benissimo. Benissimo. Questo mi viene da pensare che anche se capisci. Non sporco, non faccio. Sono particolari. Sì. Sono veramente particolari questi uccelli. È la prima volta che vado in un manicomio e vedo questo. Celle così. Celle tonde, questa è una sfera. Sì, sì, questa è. Sì, è più o meno tonda. Sembra quasi solo male ovalizzata, ma è tonda alla fine. Sì, 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 è vero. Cioè, vi faccio vedere. Come cioè, vedete, gira dicevo. Intorno, non c'è un angolo. Non c'è un angolo. Vedete? E l'angolo non c'era apposta. Perché queste persone. Si facevano delle si potevano ferire. Perire seriamente. Ok. Cosa vuoi fare? Riscontri non ce n'è. Quello che abbiamo riscontrato. Io. Abbiamo riscontrato certo. Delle ottime cose. Certo, soprattutto per un po' di non me lo spiego. No, no, neanche io. Oh, comando a rispondere, dai. Strano, questo è davvero strano. Facciamo così. Iniziamo magari ad avviarci all'esterno.